di nuovo in videopresentazione in questi tempi di lockdown, di chiusura, anche se si sta riaprendo un po' tutto e speriamo che resti così. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi Marina Montesano, docente di storia medievale all'Università di Messina, autrice di un recente saggio pubblicato da Salerno Editrice, dal titolo Dio lo volle, la vera storia della caduta di Costantinopoli. Marina, sono curiosissimo di sentire questa narrazione e di scoprire come mai la vera storia. A te la parola. Grazie, un saluto a tutti, grazie per questo invito. Parlo molto volentieri di questo libro recentissimo che in effetti anche io ho ricevuto soltanto da poco, perché era pronto già da tempo, ma poi, come è successo per tanti in questo periodo, siamo rimasti fermi con la stampa e quindi finalmente adesso è disponibile e ne possiamo parlare. Intanto dal titolo Dio lo volle, naturalmente un'espressione che sentiamo ripetere spesso a proposito delle cosiddette crociate, è il tema del 1204, eccolo, la vera caduta di Costantinopoli e quel tema al quale ci riferiamo generalmente come quarta crociata. In questa enumerazione veramente un po' banalizzante del fenomeno crociato, per cui troviamo prima, seconda, terza, quarta, come se fossero episodi di una serie televisiva, e naturalmente non è così, ma in modo particolare per questa cosiddetta quarta crociata, diciamo che l'idea di fondo è quella di comprendere in effetti che valenza ha avuto questa catena di eventi, soprattutto a fronte, come sempre, di una ricca storiografia. Lo dicevi già nell'introduzione, la Quarta Crociata ha ricevuto l'attenzione nel tempo di studiosi anche di provenienza molto, molto differente. Diciamo che negli ultimi anni è stato un tema affrontato soprattutto dalla storiografia inglese e americana, però già in precedenza, per ovvie ragioni, per chi non se lo ricordasse, diciamo subito, la Quarta Crociata termina a Costantinopoli, non in Terra Santa. Termina con la presa di Costantinopoli. E quindi prima ancora, dicevo, della storiografia anglo-americana aveva ricevuto l'attenzione soprattutto della bizantinistica, per ovvie ragioni. Con una prospettiva da queste due tendenze storiografiche molto differente. Da una parte, per ovviamente gli studiosi di Bisanzio, questo è un momento disastroso per la storia della città, e da lì viene già l'idea, magari non della vera caduta, ma comunque di una cesura fortissima nella storia di Costantinopoli, città e di Bisanzio. Dall'altra parte, invece, mi sembra che ci sia stato soprattutto, e c'è ancora, una sorta di ridimensionamento di questo valore, appunto, e questo è il significato di metterla fra le crociate. È semplicemente un episodio che casualmente finisce a Costantinopoli invece di vedere i crociati proseguire il loro cammino marittimo fino a Gerusalemme o comunque fino al vicino Oriente crociato. Quindi già questa è una prospettiva estremamente differente, che poi va anche a toccare alcuni temi storiograficamente forti, e cioè in primo luogo il ruolo del papato in tutto questo, è di un papa peculiare, insomma Innocenzo III, non è un papa fra i tanti. Che ruolo ha avuto Innocenzo III in tutto questo? Anche qui diciamo che la bizantinistica se ne è occupata abbastanza poco, guardando soprattutto dall'altra sponda la vicenda, mentre invece gli studiosi della crociata tendono molto spesso a ridimensionare
il suo ruolo. Sarebbe cioè un Innocenzo III che è sì l'iniziatore della vicenda, però poi questa crociata gli sarebbe sfuggita di mano per volontà altrui, soprattutto per volontà dei veneziani. Quindi, appunto, c'è una ricca storiografia, però è una ricca storiografia che ha opinioni molto differenti su questa catena di eventi e che dà a volte delle spiegazioni che non mi sembrano giustificate dalla lettura delle fonti. Ora, come spiego nella introduzione, l'idea di occuparmi di questo evento in particolare della Quarta Crociata è venuta fuori abbastanza casualmente nel corso di una lezione che dovevo svolgere, una lezione concorsuale, che mi ha portata per la prima volta a contatto più diretto con problemi storiografici da una parte e poi anche con la lettura appunto diretta delle fonti. Fonti che sono ricchissime, straordinarie, ne abbiamo di parti differenti, abbiamo le cosiddette cronache di partecipanti, soprattutto due francesi, Robert de Clary e Goffredo di Villardouane, molto differenti fra di loro. Abbiamo poi un ricco epistolario fra Innocenzo III e diversi fra i protagonisti della crociata, protagonisti bizantini, protagonisti francesi, veneziani, quindi uno sguardo diretto sulle diverse posizioni in campo. E poi abbiamo naturalmente anche le fonti veneziane, solo che queste fonti veneziane sono tarde rispetto agli eventi. Diciamo che questa presa di Costantinopoli, che in larga parte si deve ai veneziani, non viene immediatamente celebrata, vedremo il perché, dalle fonti veneziane. Quindi un intreccio fra fonti differenti come tipologia, come interpretazione dei fatti, che poneva, rispetto all'interpretazione che poi se ne può dare, poneva diversi problemi, che secondo me appunto non venivano, non dico risolti, anche io non ho la pretesa di averli risolti, però ecco, non venivano interrogate a volte nel modo giusto dalla storiografia. Quindi appunto l'idea da qui di affrontare questo grande tema e vedere che cosa un dialogo diretto con le fonti potesse dare. Diciamo che sono partita abbastanza da lontano. Uno dei problemi che la lettura degli altri testi sulla Quarta Crociata a volte mi poneva è che prendono gli eventi in un ambito solo, cioè ci parlano della Quarta Crociata appunto come se fosse il quarto episodio di questa serie televisiva delle crociate e la vedano allora soltanto da quel punto di vista, e questo schiaccia un po' la vicenda in un ambito troppo ristretto. Quindi mi sembrava più interessante partire da lontano. Il libro è un libro tutto sommato abbastanza breve, ma che ha comunque un fiato lungo. Si parte da, non dico dalle origini, ma quasi. Si prendono in considerazione le parti dei diversi protagonisti, quindi l'impero romano d'Oriente, Bisanzio da una parte, la crescita di Venezia nel Mediterraneo e naturalmente anche quello che succedeva al vicino Oriente crociato e il ruolo del papato in tutto questo. Quindi seguo le vicende dall'inizio per poi vedere come a ridosso degli eventi, soprattutto nel corso del XII secolo, tutti questi protagonisti cominciano ad avere fra di loro rapporti più stretti, che sono anche dei rapporti controversi, perché Venezia inizia, come sappiamo tutti, come partner diretto di Costantinopoli, però proprio nel XII secolo si va incontro a una serie di problemi e di scontri fra Venezia e Costantinopoli, per cui Venezia spesso ha la sensazione, peraltro giusta, di perdere quel privilegio commerciale assoluto che aveva tenuto con una controparte così, così fondamentale. Dall'altra parte abbiamo anche un impero romano d'Oriente che ha una crisi dinastica nella sua storia ne ha avute tantissime, ma allo stesso tempo non si può dire, come a volte si fa, che fosse un impero in crisi.
Certamente non era più il dominatore dei mari come era stato fino all'undicesimo secolo, avendo soltanto magari il mondo arabo-islamico come controparte. Di controparte ormai ne aveva molte di più, proprio a partire dalla stessa Venezia. Ciò non toglie che sia ancora una grande potenza con enormi possibilità economiche. Enormi possibilità che, fra l'altro, nel corso del 200 crescono proprio perché si vanno rafforzando quei cammini verso l'Oriente che noi siamo abituati a chiamare in modo generico Via della Seta. E quindi è ovvio che Costantinopoli, il Mar Nero diventano fondamentali nella geopolitica del mondo del tempo. E allora partire da lontano appunto significa prendere in considerazione gli intrecci che si creano nel XII secolo, senza i quali è difficile comprendere che cosa sia successo poi nel 1204. Allo stesso tempo poi abbiamo le vicende strettamente legate al 1204. E cioè l'organizzazione di una nuova spedizione militare dopo il parziale fallimento della Terza Crociata, che dovrebbe avere per protagonisti non più l'imperatore dei sovrani, come era stato nelle ultime spedizioni, ma invece dovrebbe di nuovo un po', come era stata la prima spedizione, essere guidata da degli aristocratici francesi, e si sceglie il conte di Champagne, che poi però muore poco dopo, quindi non sarà lui alla guida di questo esercito, che ha a sua volta dei forti interessi nel vicino Oriente. C'è un torneo, in questo torneo molti dei cavalieri che sono accorsi prendono il voto di pellegrinaggio, quindi si impegnano a partire, ma naturalmente bisogna trovare il modo di arrivare nel vicino Oriente e qui le fonti divergono, ce ne sono alcune che dicono che si fa un giro fra le possibili città che potrebbero avere le flotte disponibili, altre fonti invece affermano che Venezia era l'unica ad averne, non Pisa, non Genova. In ogni caso, alla fine la scelta è su Venezia. Venezia che comunque nel libro si fa, sia pure brevemente, un calcolo del prezzo che viene richiesto, è un prezzo altissimo per le flotte, e questo, come vedrà chi lo legge, ha una qualche importanza nella valutazione anche di quello che succede dopo, perché in ogni caso a questa partenza, agli inizi del 200, tra 1201 e 1202, si presenta un numero molto modesto di cavalieri rispetto a quello che si pensava. Altri hanno deciso di non partire, evidentemente, altri ancora sono partiti, però sono partiti prendendo strade differenti rispetto a Venezia, e quindi lì al momento non ci sono soldi sufficienti per pagare le flotte. Quindi da qui probabilmente la vicenda la ricordano tutti, c'è la richiesta veneziana di impegnare questi cavalieri nella conquista di Zara, che si è ribellata a Venezia, ma che è in una posizione peculiare, perché ribellandosi si è data al re d'Ungheria, che ha fatto a sua volta voto di pellegrinaggio ed è quindi partito come crociato e si trova in Terra Santa. Questo naturalmente pone al Papa soprattutto un problema, perché la presa di Zara è la presa di una città che dovrebbe essere protetta, quindi. E infatti di fronte a questo Innocenzo fa la sua scelta, cioè una scelta mi sembra di comodo, cioè quella di scomunicare soltanto i cavalieri crociati, di scomunicare soltanto i veneziani, ma non invece gli altri, per permettere loro, diciamo così, di continuare. È una scelta di comodo, ovviamente, perché senza le navi non sarebbero andati da nessuna parte, quindi di fatto la crociata continua. Continua fino a quando appunto nel 1204
IV di fronte a Costantinopoli, e mentre Costantinopoli è, come dicevo, in preda a una crisi dinastica che ha portato uno dei protagonisti, cioè il principe Alessio, in giro per l'Europa, è stato dal Papa, è stato in Germania presso l'imperatore, a cercare aiuti per tornare lui e suo padre sul trono. E dunque allora questo intervento militare che porta inizialmente a rimettere sul trono il legittimo imperatore, però poi in un secondo momento con un colpo di mano, proprio perché Alessio non era in grado di fatto di pagare il debito con Venezia, il debito per l'aiuto che aveva ricevuto e soprattutto l'impegno che aveva preso era quello di mantenere per anni i crociati nella loro spedizione, che era un impegno palesemente assurdo, che tutte le parti in causa sapevano benissimo che non si poteva mantenere in alcun modo. Con un colpo di mano, quindi, conquistano la città di Costantinopoli. Questi in breve i fatti, che vengono raccontati, devo dire, senza un eccessivo interesse per le vicende militari, che sono raccontati in una miriade di altri testi. Non è questo l'interesse il mio interesse personale, insomma, è quello del libro, facendo piuttosto attenzione alla lettura delle fonti, in modo particolare alla corrispondenza di Innocenzo III, che spesso è stata trascurata o è stata letta con un piglio, mi sembra di poter dire, visibilmente parziale, cioè giustificativo, diciamo così, nei confronti della posizione del Papa. E qui veniamo a uno dei problemi di fondo. Quando dicevo prima perché le fonti veneziane non celebrano immediatamente questa vittoria, beh, perché la conquista di Costantinopoli evidentemente fa scandalo. Una spedizione che era stata finanziata per arrivare a liberare il Santo Sepolcro, a riprendere Gerusalemme, finisce per conquistare e, non dimentichiamolo, saccheggiare, bruciare, quasi distruggere la città di Costantinopoli, che è rimane sempre la nuova Roma, la seconda Roma, una grande sede del cristianesimo, anche se dal punto di vista di Roma e dei cattolici una sede ormai eretica dopo lo scisma del 1054. E allora, di fronte a questo, le fonti veneziane cominciano un percorso interessante che parte dall'autogiustificarsi. Sono successi degli eventi che hanno condotto a queste conseguenze, e bisognerà aspettare proprio l'inizio quasi dell'età moderna per avere una rivendicazione di questa conquista nella cronistica veneziana, per cui diventa un trionfo l'aver conquistato Costantinopoli. Sostanzialmente, quando Costantinopoli ormai è diventata Istanbul e quindi conta di meno quello che è successo. Allo stesso tempo, nelle fonti, dicevo, nelle epistole di Innocenzo III, secondo me si segue molto bene questo percorso. A un certo punto mi pare evidente che il pontefice si rende conto che questa spedizione non andrà a Gerusalemme, se non magari in un secondo momento, cosa che non succederà, e quindi si precipita anche lui a festeggiare la conquista di questa città e a mettere in atto una serie di misure atte a ridurre il clero greco sotto il controllo latino. Questo sarà immediatamente il suo primo interesse. Ecco, quindi presentare questo pontefice, che sappiamo essere stato un po' per tutto il suo lungo pontificato uno degli artefici della politica europea, ecco, vederlo come un papa sprovveduto che si vede sfuggire di mano gli eventi, mi sembra una lettura molto, molto riduttiva. E allora veniamo in fondo al titolo, La vera caduta di Costantinopoli. L'idea di fondo è che la città di Costantinopoli e Bisanzio in generale, che come sappiamo sarà sotto un controllo in parte veneziano, in parte no, però sarà sotto un controllo occidentale, diciamo così, per oltre 50 anni. Anche quando questo controllo diretto finisce,
non è che l'ombra di se stessa. È ormai una economia ampiamente dominata da un elemento straniero, veneziani, genovesi soprattutto, ma non soltanto loro. Arriveranno gli angioini, le mire angioine, quindi è, diciamo, una ex grande potenza a quel punto. E per circa due secoli e mezzo, due secoli appunto se parliamo del Trattato di Ninfeo, quindi della fine del dominio diretto occidentale, però per questi due secoli appunto sarà l'ombra della grande potenza che era stata un tempo. E la stessa città di Costantinopoli finirà per essere una città il cui stesso patrimonio immobiliare in larga parte è posseduto da occidentali che la utilizzano come base ormai a quel punto, con la conquista mongola, la via della seta è definitivamente aperta, la utilizzeranno come via per i loro commerci. Insomma, non ci dimentichiamo che il padre e lo zio di Marco Polo partono proprio da lì, partono da Costantinopoli, dove avevano case, avevano una parte della loro impresa. Quindi alla fine del 200 questa è la realtà della città e si trascinerà in questo modo sino al 1453. Man mano, lo sappiamo, gli ottomani eroderanno anche gli ultimi territori nei Balcani che erano controllati da Costantinopoli, fino poi alla caduta del 1453. Ecco, mi sembra interessante notare che oggi, se si parla di caduta di Costantinopoli, tutti pensano immediatamente al 1453, nessuno pensa al 1204. Però la nostra percezione delle cose è una percezione che si costruisce culturalmente, storiograficamente. Quindi la visione che noi abbiamo è quella appunto di una fine di Costantinopoli che avviene alla metà del 400 e non all'inizio del 200. Ecco, la mia tesi di fondo è che no, in realtà Costantinopoli ha finito di essere quella che noi conoscevamo all'inizio del 200. E questo si collega però anche a un'altra cosa che tengo a sottolineare, e cioè che in fondo le due cadute sono collegate fra di loro proprio dal punto di vista della visione storiografica della questione. Perché mi sembra che una parte della storiografia, soprattutto di una certa matrice politica e nella crociatistica, questa è abbastanza forte, abbia tolto importanza al 1204 per conferire una maggiore visibilità al 1453. Perché in fondo, se dici che restava un fantasma di Costantinopoli, allora dovresti dire che sì, sotto un dominatore differente, ma quell'area rinasce con Istanbul. Cioè dal 1453 abbiamo una città che di nuovo è al centro di un impero mediterraneo potente, cioè in un certo senso le viene restituita la sua funzione naturale, quella che aveva avuto per circa un millennio prima del 1204. E allora, se dai poca importanza, se appunto il 1204 diventa semplicemente il quarto episodio della serie, allora puoi dire che il 1453 è stata la catastrofe per la cristianità e così via. Di fatto questa cristianità aveva quasi raso al suolo Costantinopoli nel 1204, mi sembra, con l'appoggio di Venezia, con l'appoggio del papato, con l'appoggio di tutte le parti in causa. Ecco. Mi sembra centrale il discorso sulla vera caduta di Costantinopoli, in effetti, da questo punto di vista, perché è esattamente così che viene percepita, no, la questione. C'erano alcune cose che mi incuriosivano, però, in modo particolare. La casualità di questa spedizione, no? Perché tutti dicono quelli avevano commissionato le navi ai veneziani, i veneziani avevano fatto il loro prezzo, però quando si radunano per imbarcarsi scoprono che sono molti di meno di quello che avevano ipotizzato e quindi non hanno le risorse per pagare le navi. Ecco,
Sembra, è strano, no? Sembra un po' come se fosse tutto in qualche misura quasi preordinato, perché i veneziani non è che ci hanno impiegato mesi a decidere, no, no, gli ha detto, noi le navi ve le diamo lo stesso, però voi ci dovete riconquistare Zara come condizione e ovviamente vi dilazioniamo il pagamento, non è che ve lo cancelliamo, eh? Perché gli aspetti commerciali sono sempre centrali in Certo. ogni questione, no? Quindi vi dilazioniamo il pagamento di un certo tempo con anche gli interessi per il ritardato pagamento, ovviamente, ma dovete riportarci Zara che è passata sotto il regno di Ungheria. Nelle forze cosiddette crociate, la cosa passa. Non all'unanimità, perché ci sono anche Defezioni, sì, ci sono, molti infatti. che rinunciano, che tornano indietro, eh? Però partono e quanto può aver giocato in questa cosa il pensiero di andare verso quel territorio? Perché secondo me c'è un aspetto importante. I crociati, che erano passati spesso e volentieri da Costantinopoli durante le precedenti crociate, e avevano scoperto le immense ricchezze di questa città. E quindi, no? Certo. Ecco, sono queste. Allora, sembra quasi che ci sia una preordinazione, come se, perché sembra troppo tornare tutto, Naif, sì. no, ai fini di andare a prendersi Costantinopoli senza avere nessuna voglia e intenzione di andare in Terra Santa. Anche il fatto che la terza crociata finisce sostanzialmente con un nulla di fatto, uno dei tre comandanti che il Barbarossa muore addirittura ancora prima di attraversare l'Asia Minore, gli altri due non ottengono poco o niente. Quindi, come, non so, possono entrare tutte queste cose nella scelta dell'esercito crociato di partire lo stesso Sì, e questa idea della casualità è un'idea che noi troviamo in molta letteratura recente, che finisce per sposare alla lettera la visione di un cronista, che è Goffredo di Villardouane, che non è un cronista qualsiasi perché è uno dei primi portavoce. È uno di quelli che vanno a Venezia a concordare i prezzi, quindi certamente appunto, ha una visione abbastanza chiara di quello che sta succedendo. Quindi questo è da tenere presente, appunto, è uno degli elementi che trovavo curioso leggendo questi, diciamo, questi testi sulla Quarta Crociata, il fatto che finiscano davvero per sposare il punto di vista di una fonte. In particolare una fonte che, ripeto, ha degli interessi nella vicenda, al contrario magari di Roberto di Clary, che è una visione forse più ingenua perché lui era un miles di quelli medi, insomma, fra quanti partecipano alla spedizione. E infatti ci sono dei punti di discordanza che sottolineo fra le due fonti che sono importanti. Certamente la questione economica è fondamentale perché le condizioni poste da Venezia, sia all'inizio per la partenza, poi successivamente a Alessio, come dicevo, per aiutarlo a restaurare la dinastia sul trono, insomma, fanno pensare in effetti che le intenzioni fossero altre, già non dico dall'inizio della concezione della spedizione, ma insomma, quando in effetti si comincia a preparare la flotta, eccetera, probabilmente sì, anche perché che il trono di Costantinopoli ponesse dei problemi era evidente, perché se Alessio va a fare questa campagna
in Europa, lo vediamo parlare con tutti i protagonisti, appunto con il Papa, ad esempio, che continuerà a mantenere con lui una corrispondenza che è molto significativa e che appunto andrebbe riletta con attenzione. Io ne riporto anche dove è possibile ampi passi per dare appunto direttamente l'idea di quello che viene scritto e quali sono le reazioni di Innocenzo III. Ecco, quello che mi sembra sicuro è che la tesi della casualità, di una serie di accidenti che portano poi alla conquista di Costantinopoli, è una tesi storiograficamente inaccettabile. Sì, diciamo quantomeno superficiale. Che poi diciamo, quanto prima sia stato concepito un piano per Costantinopoli, magari è difficile dirlo, è difficile dire anche se il piano fosse la conquista oppure semplicemente all'inizio guadagnare sul reinsediamento di Alessio sul trono, poi però chiaramente di fronte alla cifra richiesta a quel punto era chiaro che non sarebbe stato possibile per il principe far fronte alle richieste fatte. Quindi sì, certamente c'è una intenzione che cresce in questi 2 anni della spedizione, insomma, che si concretizza, si solidifica. Però già dall'inizio, insomma, che Costantinopoli fosse una parte del gioco, mi sembra abbastanza sicuro. Sì, fra l'altro va anche ricordato che c'erano motivi di acredine tra Costantinopoli e i crociati fin dalla prima crociata, no? Certo, c'erano già stati diversi passaggi e tentativi e timori esplicitati da Bisanzio. Le fonti bizantine naturalmente questo lo riportano, che una di queste spedizioni potesse conquistarlo, quindi non era per nulla una idea che nasce di nuovo così casualmente nel corso del 1203-1204. Era una possibile preda, evidentemente lo era da diverse decine di anni ormai, da circa 50 anni a quella parte. Affascinante, libro assolutamente da comprare e leggere perché poi è sicuramente Grazie. scritto bene, così come Marina ce ne ha parlato. E quindi vi Grazie. ricordo il titolo: Dio lo volle, la vera conquista di Costantinopoli, 1204, la vera conquista di Caduta, la vera caduta. Costantinopoli, Salerno Editore. Appena uscito e fresco di stampa, correte ad acquistarlo quanto Grazie. prima. Marina, io ti ringrazio tantissimo di averci concesso questa No, grazie a te. presentazione e spero che avremo presto modo di rivederci di persona, perché Sì, no, infatti. io Sarebbe continuo a un'ottima pensare che occasione. questa, come dire, questi incontri mediatici non potranno mai sostituire No, quelli no, è come reali. per l'università, certamente, è soltanto una pezza che mettiamo a una situazione Ma perché adesso sembra che se contingente. non sei super tecnologico, no? Ecco, sì, No, torneremo a vederci di persona. meno male che c'è, però diciamo che se. No, no, non può sostituire l'incontro fisico vero e molto più caloroso di uno Sì, la schermo. possibilità di dialogare, di ascoltare le domande del pubblico, sì, certamente. Va bene, Lo faremo. grazie Grazie a te. e alla prossima allora. Un piacere.